tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Non guardate smartphone e TV a cena in famiglia. Sono le parole di Papa Francesco che durante l'udienza generale in Piazza San Pietro ha spiegato che lo stato di salute di una famiglia si misura anche a cena, un luogo di convivialità e di confronto. Spiega il Papa che chi, invece di trovare in tale incontro un momento di fraternità e di dialogo, preferisce stare al computer o al telefonino, non vive in una famiglia ma in un pensionato. Lei è d'accordo con il Papa? Sì, sono assolutamente d'accordo. Soprattutto per l'uso del telefonino, dello smartphone. Posso capire l'accendere la televisione per sentire le notizie di un telegiornale, per essere informati se non si ha tempo di leggere il quotidiano per esteso, ma insomma deve finire lì poi la cosa. Ecco. C'è chi anche sostiene che guardare la televisione possa essere un modo per confrontarsi sulle notizie del giorno o anche giocare insieme guardando un quiz. Quindi non trova magari che il monito del Papa possa essere un po' anacronistico? No, credo di no, penso che ci siano altri tempi per giocare a un quiz o comunque per occuparsi di altre cose. Quindi lei vive con la sua famiglia? Sì, io sono sola in realtà, però vivo con mia madre e con mio fratello, cioè una famiglia un po', non ho bambini, ecco, quindi siamo tutti adulti. Quindi tendenzialmente cercate di magari a tavola intrattenere una conversazione piuttosto che appunto mettervi a guardare la televisione? Sì, generalmente sì. Io sì, sono d'accordissimo col Papa. Perché guardi, io sono da sola e quindi io delle volte le cedo la televisione, delle volte le spengo, mangio tranquilla quando vengono i miei ragazzi. Quindi preferisce magari evitare di guardare la televisione? Parlare, aiutare i figli e tutto il resto. Secondo alcuni guardare la televisione può essere tuttavia un modo anche per confrontarsi sulle notizie del giorno oppure giocare insieme guardando un quiz. Forse la guardo mangiando la televisione, la guardo dopo mangiato, magari un pomeriggio verso sera che ho finito far tutto, allora mi siedo tranquilla e magari guardo un po' le cose importanti, diciamo che certe cose non le guardo neanche. Sì, sono d'accordo col Papa perché diciamo l'intenzione è buona, però insomma oggi l'internet, quello di lì, è impossibile riuscire a tenere questo principio, è impossibile, secondo me. Poi, perché ci sono tante famiglie che i genitori lavorano e i figli sono a casa magari da soli, hanno 15 anni, 16 anni e fanno quello che vogliono. Però i genitori dovrebbero imporsi, ma si fa troppa fatica. A cena lei e la sua famiglia vi concentrate su ciò che sta trasmettendo la TV, riuscite a ritagliarvi dei momenti di dialogo e di confronto? Sì, di dialogo c'è sempre, tutte le mattine a colazione si dialoga, poi si dialoga anche a mezzogiorno perché mentre si mangia, così, sì, riusciamo sempre. Quindi forse le dichiarazioni del Papa risultano un po' anacronistiche in questo caso? Sì, è un po' troppo, cioè il principio è buono, però insomma oggi come oggi queste cose qua non si guardano neanche, no? Cioè, mio figlio viene a mangiare col suo portatile piccolino e va avanti mentre mangia. Glielo ho detto tante volte, ma cosa fai? Non è che li puoi obbligare, no? Secondo lei il Papa a cena tiene la TV accesa? Può anche darsi, magari non la sente però. Cioè, magari ce l'ha accesa in un'altra stanza e no, non lo so, non avendo famiglia.